Non nascondo di aver avuto un certo interesse per Luna Nera, la serie di produzione italiana di Netflix incentrata sulla stregoneria del XVII secolo, fin dal momento in cui era stata annunciata. Un interesse che per certi versi è diventato morboso nel momento in cui ho visto il primo trailer. Il quale è stato un po' come un amico che si trova a 200 metri da te per strada e ti manda il video di un incidente mortale in cui sono perite 72 persone. È terribile, orribile, lo sai che è sbagliato, eppure corri a vedere con i tuoi occhi perché non puoi farne a meno. Ammetto dunque di essere partito con una buona dose di pregiudizio. Non perché si trattasse di una produzione italiana, perché Suburra ci ha dimostrato che quando una produzione italiana si applica, riesce a tirare fuori qualcosa di davvero, davvero fantastico. Ma banalmente perché già dal trailer sembrava un vero disastro. Tuttavia, dopo aver concluso la visione dell'intera prima stagione, sono davvero davvero contento e sollevato nel potervi dire che Luna Nera fa cagare la merda! Diamo a Cesare quel che è di Cesare, anche perché ho bisogno che voi capiate la mia doppia delusione in questa magica avventura. A me, la prima puntata di Luna Nera non era neanche dispiaciuta così tanto. Certo, era terribilmente mediocre e quel mediocre tendente verso l'insufficienza, ma almeno era arrivato alla fine della puntata senza il desiderio recondito di spararmi nelle vene. E questo perché banalmente la prima puntata è molto più di corsa, molto più di fretta, perché giustamente devono introdurre tutta la trama, tutti i personaggi, tutti gli avvenimenti, e quindi i personaggi non hanno poi così tanto tempo di fermarsi e avere un dialogo, definiamolo, normale. E questo, come vedremo più avanti, è un grande punto di forza della prima puntata. Ma qual è questa storia? Ovviamente farò spoiler, ma voglio dire, trovereste più pathos leggendo le istruzioni di una cassettiera dell'IKEA, quindi chi cazzo se ne frega. Ispirata alla trilogia di romanzi delle città perdute, che personalmente non ho letto, ma ho visto che praticamente tutti i booktubers e i book instagrammers, o come caspita si chiamano, la stanno demolendo terribilmente, vado a leggervi proprio la sinossi della trama da Wikipedia, che in una riga riassume il tutto meglio di quanto io potrei mai fare. Ambientata nel XVII secolo, un'adolescente levatrice di nome Ade scopre che la sua famiglia è composta da streghe, mentre il padre del suo amato le dà la caccia, accusando lei e la nonna di stregoneria. Questo potrebbe sembrare il pretesto iniziale della trama, ma in realtà, essere onesti, non è che poi cambia più di tanto nel corso delle sei puntate. La trama gira attorno a questa cittadina, di cui non ricordo assolutamente il nome perché è già un vero miracolo, un vero incanto di quelli magici che mi ricordi il nome dei personaggi protagonisti, dove la moglie del signorotto locale perde il bambino durante il parto. E siccome questo è il XVII secolo, ma soprattutto siccome questa è l'Italia, vanno subito a dare la colpa a delle donne che non c'entrano niente. Troppo, scusate. No, in realtà è perché Ade, usando i suoi poteri magici, capisce in qualche modo che il bambino stia morendo e lo dice ad alta voce. E quindi la madre, quella che sta perdendo il bambino, fa: "Ah, stregoneria! Bruceremo tua nonna, nonostante sia stata tu a dire questa cosa. Perché ragioni!" E quindi sì, la nonna viene bruciata, Ade è costretta a scappare con il suo fratellino Valente e si rifugiano in questo antico maniero, quel cazzo che è, dove vivono le streghe. Ade però il giorno prima, mentre boh era lì che girava a cavallo, ha incontrato Pietro, ovvero il figlio del signorotto locale, quindi il figlio anche della madre che ha perso, quindi quello che è andato perduto, suppongo fosse il fratellino, la sorellina, quel che è. Ade e Pietro si sono scambiati due parole da lontano, campo lungo, che fra poco male dove oh, devono urlare per sentirsi, ma sono già innamorati persi. E no, non è una battuta, si parlano letteralmente due volte e lei è già pronta ad ammazzarsi per lui. Che vabbè, può ancora starci, alla fine stiamo parlando del XVII secolo, ti scorreggiava addosso una gallina ed eri praticamente spacciato, quindi carpe diem, no? Ecco, peccato però che poi quando Ade è nascosta dalle streghe, lei voglia uscire a tutti i costi a incontrare Pietro, nonostante questo li metta in pericolo. E infatti Persepoli, su un'altra delle donne lì presenti, dice: "Guarda che stai mettendo in pericolo te e tutte noi andando a incontrarti con sto benedetto Pietro." Al che lei risponde: "Ma tu lo sai cosa significa avere un grande amore là fuori?" "Ma lo conosci da 2 giorni, non sai manco come cazzo si chiama ancora!" Vi siete scambiati 7 parole, 7 parole, e tu sei già lì: "Ah, Pietro, ingravidami!" Io posso anche accettare gli amori fugaci in questo tipo di opere, ma pur con la sospensione dell'incredulità ci sono certi dialoghi che sono veramente, veramente troppo illogici e troppo stupidi.
Per esempio, dopo che Ade esce mettendo tutti quanti in pericolo per incontrarsi con Pietro, si scambiano finalmente i loro nomi. Perché sai, si sono parlati per 4,5 secondi, sono già innamorati persi, ma non c'è stato il tempo per presentarsi. E Pietro le dice: Ade, non fidarti di nessuno. Mannaggia il clero, ma eravate letteralmente due sconosciuti fino a 5 secondi fa, nel senso vero e proprio della parola, nel senso che non vi conoscevate, non sapevate nemmeno i vostri nomi. E poi da quale pulpito arriva questa predica? Ade si è nascosta dalle streghe che l'hanno accolta per scappare dalla famiglia di Pietro che le sta dando la caccia perché essenzialmente ha bisogno di un nuovo testimonial per il girarrosto di famiglia. Quindi al massimo sarebbe lei a non doversi fidare di lui e ne avrebbe tutte le ragioni. Spezzo però una brevissima lancia a favore, uno stuzzicadente a favore della serie, e dico che i costumi dei cacciatori di streghe, ma in realtà anche i costumi in generale, non mi sono dispiaciuti. Più che altro perché soprattutto quelli dei cacciatori di streghe apparivano davvero realistici all'interno del contesto storico in cui erano inseriti, cioè sembravano davvero molto simili ai veri costumi tradizionali che potresti vedere nelle parti più rurali dell'Italia. Insomma, nonostante la tragedia, Pietro vuole comunque aiutare Ade e cerca, dato che lui è uno studiato, cerca di spiegare a tutti quanti che la madre abbia perso il bambino per ragioni naturali. Lui spiega questa cosa con il fatto che il bambino si è strozzato perché il cordone ombelicale gli si è attorcigliato al collo. E ovviamente, essendo questo il XVII secolo, nessuno se lo caga di pezzo. Perché purtroppo per loro non possono bruciare la scienza e la ragione. Anche se oggi i boomer ci provano un sacco sui social. Ok, no, basta qui. Ok, scusate. Quando Pietro si lamenta con la madre del fatto che il padre non voglia sentire alcuna ragione, la madre cerca di consolarlo dicendogli qualcosa tipo: ma tuo padre sta impazzendo per via del dolore e dello stress di questa caccia alle streghe. Peccato però che sia stata lei, la madre, a far partire un'altra caccia alle streghe che quella che sta tormentando il marito in questo momento. Perché lui era felicissimo dopo aver bruciato la nonna. Poi la madre ha detto: ah no, aspetta, urca, mi sono sbagliato, abbiamo fatto al forno quella sbagliata, era la nipote. E lui era tipo: Santa Maria, io volevo solo guardarmi la partita in pace, ma porca puttana. Quindi, nuovamente, da quale pulpito? Ora, ricordate quando all'inizio ho detto che la prima puntata a me non era dispiaciuta più di tanto? E questo perché i personaggi non si fermavano più di tanto a parlare tra di loro e avere un dialogo statico. Perché poi questo è quello che succede per tutto il resto della stagione. Ed è qui che arrivano i problemi. Io giusto ieri ho portato Luna, la mia gattina, dal veterinario. E mentre ero lì in sala di attesa che aspettavo, credevo seriamente per un secondo di essere finito nel backstage di Luna Nera, perché il numero di cani era più o meno uguale. Mio Dio, se recitano tutti male, tutti quanti. E questo perché, ma palesemente, tutti gli attori credono di essere a teatro. Io mi sono rotto i coglioni di dirlo, ma a quanto pare non basta mai, perché qua siamo in Italia e figurati se impariamo mai qualcosa di nuovo, e no, fare le cose tradizionali, però la tradizione del teatro, vaffanculo. La recitazione teatrale è un conto, la recitazione televisiva e cinematografica è un altro, non sono la stessa cosa. I dialoghi che dovrebbero essere naturali, quotidiani, appaiono straforzati e innaturali oltre ogni limite. Non c'è nulla di naturale, perché mettono in campo questa recitazione molto corporea e pittoresca e tutto quanto, che va benissimo a teatro, dove il 90% dell'opera è incentrata sugli attori e sono loro con la loro recitazione che devono mandare avanti la storia. Ma non qua! Io mi devo beccare questi personaggi che, completamente a caso, si lanciano in questi lunghi dialoghi per fare esposizione, con telecamera fissa sul loro volto, dove per 5 minuti raccontano la storia della loro vita. Quando nessuno gliel'ha chiesta, a casissimo, il che tra l'altro denota una sceneggiatura scritta lanciando gli stronzi sulla tastiera. Infatti ci sono un sacco di scene dove tu non capisci se il problema sia la sceneggiatura scritta con il culo o la recitazione canina degli attori. Spoiler, entrambe. Per esempio, Ade rivela a Valente, al suo fratellino che ci avrà tipo 7 anni, che la donna morta stecchita che vede lì sul tavolo è sia sua nonna e sia sua madre, ma glielo dice con una nonchalance che sembra un: senti, vai a prendere due bottiglie di latte e un cartoccio d'uova, grazie. Se poi ti avanzano 10 centesimi, piglia qualche caramella, va bene? Dai, fai il bravo. O ancora, Ade che dice: ah, sento le voci, al che Tebe, la strega capo, le dice: parlamene.
Lascia stare, saranno soltanto i miei pensieri, anche se ora so benissimo di essere una strega e che esiste il paranormale e che quindi questa cosa potrebbe essere molto importante, ma meglio andare a dormire. Senza contare che ci sono un sacco di scene dove gli attori si sono proprio ridoppiati come dei cani, perché proprio vedi labiale che loro dicono una cosa, vedi le labbra che si muovono, mezz'ora dopo arriva la frase. Ma qui nuovamente non so nemmeno se sia colpa loro o del comparto audio che vi giuro è uno dei peggiori che abbia mai visto in vita mia. Ora, seriamente, in 5 anni di canale, quasi 5 anni, quante volte mi avete sentito lamentarmi dell'audio? Non della colonna sonora, ma in realtà a quella arriviamo fra poco, ma proprio dell'audio, del montaggio audio degli effetti sonori. Ve lo dico io, zero, perché non mi era mai capitata una produzione ad alto budget dove questa cosa fosse talmente terribile da essere costretto a criticarla. Ogni volta che c'è una scena all'aperto, che è tipo 70% delle volte, dato che siamo nel XVII secolo e quasi tutte le scene sono fuori, c'è questo fastidiosissimo cinguettio di sottofondo che si protrae in eterno. Che vi giuro su Dio, sarà una traccia che dura 3 secondi che si ripete in loop per 4 ore. Quando lo noti, cioè dopo 2 minuti che guardi la serie perché è proprio onnipresente, diventa una cazzo di tortura cinese. È come se anziché fare la recensione con il jazz di sottofondo io parlassi per tutto il tempo così. Sareste già con le torce e i forconi sotto casa e avreste tutta la ragione. Quando i cavalli galoppano, l'audio degli zoccoli è sempre fuori sincro. Poi ogni tanto fanno pure, come dei geni, le scene a rallenti dove questa cosa è palese. Perché vedi lo zoccolo che... Clop, ma non ha nemmeno toccato. Aspetta, oh, sta buono. Nelle battaglie poi con le spade, mio Dio, non ne parla. Per fortuna ce n'è tipo una di numero, in cui ci sono loro che fanno sto mezzo duello con le spade, ma è qualcosa di atroce. Tu vedi chiaramente le spade che non cozzano, perché probabilmente, vabbè, probabilmente gli attori non sono capaci a fare schermo, che ne so, però senti comunque l'effetto sonoro. Ed è una cosa atroce perché ti spezza terribilmente l'immersione. Però per me la ciliegina sulla torta di merda sono gli effetti sonori delle magie, che vi giuro sono stati proprio presi da Fantaghirò. Ma io posso guardare una serie presumibilmente seria, almeno che si spaccia come tale, sulla stregoneria del XVII secolo in Italia e vedere le streghe che agitano le mani con gli effetti sonori delle magie sbrilluccicose delle Winx? Ma che cazzo sto guardando? Però almeno l'effettiva colonna sonora riesce a essere ancora più una merda, perché gli effetti sonori, per quanto terribili, almeno sono un minimo contestualizzati con quello che succede nella scena. La musica invece ha ben pensato di farsi una vacanza in Thailandia a tirare strisce di coca dai culi dei ballerini. Tu vedi queste scene di tensione, dove l'azione è al massimo, e ti aspetteresti, boh, non so, una musica epica di sottofondo, dei corni, un quartetto d'archi per essere più melodrammatico. No. Mettono queste canzoni che sarebbero perfette per una commedia romantica. Avete presente nei film romantici che c'è sempre verso la fine del secondo atto il momento in cui i personaggi si separano per una ragione o l'altra e quindi vedi il montaggione di lui o lei e lei e lui che sono nella propria casa che pensano ognuno all'altro con la musica dolce di sottofondo. Ecco, quella la mettono nelle scene di loro che si incorrono a cavallo. Ecco, prendete quello e applicatelo a una scena dove delle streghe corrono a cavallo inseguite dai cacciatori che cercano di metterle a rogo e bruciarle. Ci azzecca qualcosa? Certo, quanto andare al funerale di tua nonna e cagargli sulla bara. Poi spesso parte questa canzone, che è tipo anche la sigla, che è cantata da questo coro di voci femminili in inglese. E di nuovo io dico. Ma perché in inglese? Ma perché non farla cantare in italiano? O ancora meglio, se proprio vuoi fare l'immersione, in latino? È come se nel finale del Signore degli Anelli, quando Gandalf arriva con le aquile per salvare Sam e Frodo, ci fosse di sottofondo, boh, Shape of You di Ed Sheeran. Che cazzo ci azzecca? Però una cosa bella di quella sigla è che almeno quando arriva la fine e la senti, dici, grazie a Dio è finito sto cazzo di atroce, perché arrivava quasi sempre alla fine della puntata, quindi non devo più soffrire. O ancora, vediamo una strega che trasforma il disegno di una torta in una torta vera e propria e di sottofondo c'è una canzone rock. Oh yeah, attività pasticcera, heavy metal. Allora, loro nella produzione hanno voluto prendere questa band di cui non ricordo il nome, ma c'è una band perché siccome io guardo qualsiasi cosa con i sottotitoli, proprio per non perdermi queste cose, nei sottotitoli ti dice anche la canzone. E quando partivano le canzoni ho visto che erano della stessa band, che suppongo che sia questa band pop rock, non lo so.
Il problema è che questo tipo di canzoni magari ci starebbero bene, che ne so, in Ragnarok, che è un'altra serie, che però quella è urban fantasy, perché ha elementi fantastici, ma ambientata ai giorni nostri, dove se mi metti una canzone rock è perfettamente contestualizzata. Ma non nella cazzo d'Italia del XVII secolo. Cioè, nei titoli di coda appare un consulente musicale, un certo Giovanni Guardi, e a sto punto io chiedo: oh, Giova, ma quanto cazzo ti hanno pagato per sta cosa? 10 euro un calcio in culo? Che poi la terribile produzione di questa roba si può notare anche nei piccoli dettagli, come ad esempio le scenografie. Luna Nera ha degli sfondi e degli ambienti davvero fantastici, finché girano nelle vere città storiche. Appena bisogna fare un set, come suppongo sia successo per il maniero delle streghe, boom, sembra che abbiano preso un vecchio acquario che era andato in disuso e ci hanno messo insieme due robe lì per fare. Ma che c'è? Ci sembra. Lasciamo stare. Va. O anche la regia, che in certi punti proprio non capisco. Il primo bacio tra Ade e Pietro, che dovrebbe essere, sai, un momento importante, dato che alla fine tutto quanto si incentra su di loro, la regia zooma sui loro brufoli, sulle loro lingue lì, per metà del tempo vedi la testa di Pietro con i suoi capelli che riempie tutta l'inquadratura, e poi non lo so, ci sono veramente errori talmente banali che se cerchi 2 secondi su YouTube come fare la regia di una scena ti escono dei tutorial che te lo spiegano meglio. Ritornando alla storia, io non ho sinceramente capito quale dovrebbe essere la trama. La quarta puntata, per esempio, è incentrata sullo solidificarsi di queste due fazioni, ovvero i cacciatori di streghe e le streghe. I cacciatori hanno un nome, ma non me lo ricordo, perché chi cazzo se ne frega? Ma arrivato a questo punto io non riuscivo a provare alcuna emozione, alcun tipo di coinvolgimento verso i personaggi, perché a parte che erano stati scritti e costruiti con il culo, ma poi non riuscivo a capire davvero quali fossero le loro intenzioni. Cioè, perché le streghe non si limitano a nascondersi nel loro castello, dato che è segreto e ben protetto e gli altri, gli umani, non sanno dove si trovino? E qual è il loro piano? Uccidere tutti i cacciatori di streghe? Per cosa? Perché loro non è che possono poi tornare nella cittadina di prima, perché ormai tutti quanti sanno chi sono e quindi dovrebbero uccidere, praticamente sterminare tutta la popolazione. Ma a che pro? L'unico elemento che sembra mandare avanti la trama è questo libro magico che tutti sembrano volere. Ma non è che si impegnino poi così tanto a prenderlo? Cioè, all'inizio, già nella seconda puntata, Ade va da sola a prenderlo e viene beccata per questo, e poi arrivano tutti in pompa magna e fanno un combattimento. E tu ti chiedi, ma perché non hanno organizzato una retata prima? Perché tanto c'erano 3 guardie lì a proteggere quel coso, potevano andare a prenderselo benissimo. Ma il problema principale, a parte il tutto, è che i personaggi sono davvero scritti male e non me ne frega una emerita minchia di quello che succede loro. E questa è la cosa peggiore in assoluto. Prendiamo Ade e Pietro, che dovrebbe essere i protagonisti e il grande rapporto al centro di tutta la storia, la grande storia d'amore. Non riesco ad empatizzare in alcun modo con loro perché la loro relazione è stata forzata addosso allo spettatore, è nata soltanto perché la trama lo richiedeva, ma non si può nemmeno definire nata, perché non è una relazione normale che, sai, tu vedi i personaggi che si conoscono, cominciano a interagire, si conoscono l'un l'altro, cominciano a notare che effettivamente hanno delle cose in comune, sono fatti bene, si trovano insieme, quindi decidono di intraprendere una relazione. No, si vedono 2 volte e il giorno dopo, ti amo più della vita stessa. E magari toglitela, guarda. Senza contare che nella terza puntata, quando si rivedono per la terza volta, c'è Pietro che arriva tutto contento e fa: uè ciccia, sposami. No, aspetta, cosa? Mi aspettavo un sì immediato, addio. E fa per andarsene. Ma che cazzo di personaggi sono? E di nuovo, non sto esagerando, non è una scenetta, una battuta, succede letteralmente questo. Pietro arriva, scende da cavallo, le dice: mi vuoi sposare? Ade non ha neanche il tempo di metabolizzare il significato delle sue parole, che Pietro si offende perché dice: mi aspettavo mi dicessi subito di sì, e fa per andarsene via. Ma non funziona, no, cioè è proprio contestualmente sbagliato. Lo so che è una serie fantastica, ma non è che per questo io devo diventare scemo per capire quello che succede. Ed è qui che finalmente ho capito. Le porte della conoscenza si sono spalancate davanti ai miei occhi e ho visto il lume della ragione. Questa non è una serie TV, questa è soltanto l'ennesima cazzo di fiction italiana.
ti attirano facendoti credere di avere davanti una serie fantastica incentrata sulla stregoneria e poi ti ritrovi a guardare 5 ore di personaggi scritti con il buco del culo che interagiscono tra di loro in maniera imbarazzante, tutto in nome di questo amore cagato dal cielo. Ma basta anche leggere solo la sinossi della sesta puntata. Le streghe benandanti si affrontano in uno scontro cruciale in cui vita e amori si trasformano per sempre. Ma chi cazzo l'ha scritta sta sinossi? Ragazzina di 13 anni che ha appena finito di leggersi 20 anni di Cioè? Ma questa non è la trama di una serie fantasy. Questa è la sinossi della puntata 425 della telenovela Amori e Magie, per cui tua nonna ha ancora le vampate ogni volta che vede i personaggi slinguazzarsi. Porca puttana, nell'ultima puntata mi aspettavo seriamente che a un certo punto si scoprisse che una delle streghe era Gabriel Garco sotto mentite spoglie. Per il ciclo Amori Fantastici, le tre bestemmie di Adrian, in prima serata su Rai 2. Che sarebbe anche stato meglio, perché la puntata finale è una merda incredibile. Le streghe vengono imprigionate e vengono portate in piazza per essere bruciate. Riescono a liberarsi e cominciano a evocare l'incantesimo più lento della storia. Sono circondati da uomini armati, spade, balestre, kit e mort. Nessuno muove un dito. Ma io dico, ma il vostro piano originale era comunque farle fuori tutte. Perché non nessuno le sta ammazzando? Perché siete tutti quanti lì che osservate loro che fanno un incantesimo gigantesco che, per quanto ne sapete, e anzi quello che probabilmente state pensando, potrebbe spazzarvi via tutti quanti. Una volta scappate, loro vanno in questa radura e boh, si scopre che il fratellino di Ade è tipo una bambina magica transgender, che incredibilmente è la cosa più sensata che succede all'interno di questa storia. Cioè il fatto che la madre abbia cambiato il sesso della bambina in un bambino per non farle vivere una vita di persecuzione, per il fatto che le donne e le streghe vengono perseguitate, è l'unica cosa decente e sensata che succede. Peccato che per come è ambientata l'ultima scena, che tu vedi tutte queste donne in radura con questo filtro Instagram magi magia e loro con le ghirlande di fiori, vestiti bianchi, sembra esattamente una cazzo di pubblicità degli assorbenti. Mi dispiace, ma è quello. Poi boh, siccome Ade ha ucciso suo padre, Pietro adesso passa al lato oscuro e diventa uno dei cacciatori di streghe. E la sorella lo contesta dicendo che non dovrebbe essere lui il leader dei cacciatori di streghe, dato che, beh, all'inizio della storia cercava di aiutare le streghe, quindi è un traditore. Ma, beh, siccome lei è una donna, le dicono: dai, tornate in cucina, lascia lavorare gli uomini qua. Il problema però è che lei aveva perfettamente ragione. E quello che è successo, Pietro li ha traditi all'inizio perché cercava di aiutare quello che era un nemico. E quindi è davvero una cosa stupida. E io mi ci gioco entrambi i testicoli, i miei futuri figli, sul fatto che questa cosa è successa soltanto perché la sorella poi possa allearsi alle donne e fare di nuovo, però i maschi brutti e cattivi che ci trattano male. Che in quel contesto va bene perché, nel senso, è vero quello che succede. Però comunque la trama è una merda. E basta, basta, 7 pagine, 7 pagine ho scritto per questa merda, anzi quasi 8, non se le merita. Mi sono impegnato più io degli sceneggiatori. E mi dispiace che sia uscita questa ciofeca, perché poteva essere davvero una bella serie fantasy femminile incentrata sulle streghe, ma è terribile, è atroce e imbarazzante oltre ogni limite. Per carità, ormai lo so che Netflix non è mai più nella vita sinonimo di qualità, e infatti non è che io mi aspettassi una bella serie. Mi aspettavo però almeno una serie, non una cazzo di fiction. Volete vedervi una bella serie TV femminile sulle streghe? Bene, andatevi a vedere le Witch, che erano 10.000 volte meglio. E credo che il fatto che io, a distanza di tipo 15 anni, riesca ancora a ricordarmi perfettamente che i loro nomi erano Will, Irma, Taranee, Cornelia e Eileen, e non riesca a ricordarmi i nomi delle streghe di sta merda di serie che ho finito di vedere ieri, credo che la dica lunga sullo sviluppo di questi fantastici personaggi. Ah, e comunque, Cornelia Best Waifu. L'ho detto. Quindi no, non riesco nemmeno a consigliare Luna Nera, non riesco neanche a dire la classica cosa che dico sempre: no, vabbè, ragazzi, guardatevela voi per i fatti vostri, così che vi fate almeno una vostra opinione, perché si sa che le opinioni cambiano. No, no, cazzo, mi sentirei, non dormirei la notte a sapere di avervi consigliato una simile tortura. Al massimo la consiglio a vostra nonna. E la cosa delle nonne non è uno stereotipo, è che davvero mia nonna sta seguendo tipo da 5 anni una telenovela indiana che va in onda tutti i giorni. Non lo so.
Bene, qua abbiamo finito. Sappiate che vi odio perché quando ho fatto il sondaggio su Instagram per chiedere se volevate prima la recensione del finale di BoJack o Luna Nera, mi aspettavo seriamente che vincesse BoJack, e quindi ho dovuto far vincere la democrazia, ho dovuto finirmi sta puntata di merda. Ma ehi, a citare il maestro... Viva la merda! Quindi sì, prossima settimana arriverà la mia analisi del finale di BoJack e anche un po' una retrospettiva di tutta la serie, dato che dobbiamo parlare anche di quello. Ragazzi, per ora da me è tutto, mi sono scaldato un po' tanto con sto Luna Nera. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!